Oggi parliamo di indice glicemico, una cosa che sicuramente avrai già sentito nominare o nelle pubblicità o dal tuo diabetologo o da non lo so dove, ma di sicuro l'hai già sentita nominare. Io sono Emanuele, faccio medicina, sono diabetico da quando ho 4 anni e mezzo. Se vuoi sapere cos'è e come influisce sul diabete l'indice glicemico, sei nel posto giusto. Si sente sempre parlare più spesso di indice glicemico, ad esempio lo vedo sui biscotti, ma perlomeno io lo noto sui biscotti quando sono andato a fare la spesa. Lo noto nelle pubblicità, se ne parla più spesso anche a riguardo di alimentazione, o se sei andato al nutrizionista sicuramente questa cosa l'avrei già sentita. Comunque, che cos'è l'indice glicemico? L'indice glicemico è la velocità con cui si alza la glicemia in seguito all'assunzione di un alimento X contenente 50 grammi di carboidrati. Quindi, data la definizione, sappiamo che alimenti con indice glicemico più alto alzano la glicemia di più. Se alza la glicemia di più, abbiamo i picchi alti, e se abbiamo i picchi alti, no buono per il diabete. In linea di massima, i carboidrati sono indicati a non avere un, come dire, mi sfugge il nome, un indice glicemico più alto. Questo perché subisce meno passaggi enzimatici per essere poi degradato, quindi avviene più rapidamente la degradazione, mentre nei carboidrati complessi la degradazione è più complessa e è più lunga, abbiamo l'intervento di più componenti enzimatiche, enzimatiche dico sono proteine che aiutano nella degradazione in questo caso, ma non solo, possono fare un sacco di cose gli enzimi, in questo caso degradazione delle macromolecole, per fornire poi energia, quindi dura di più, quindi evita di alzarla immediatamente, però sul lungo andare alza di più. A proposito di questo, ti ricordo che sul canale puoi trovare una serie di video riguardanti la degradazione delle macromolecole, come queste forniscono energia e perché un alimento abbia più calorie di un altro e come si ottiene energia. E poi come ovviamente influisce questo sul diabete. C'è un'intera playlist, la trovi o qui o lì. Diventa quindi fondamentale sapere che cos'è l'indice glicemico e cercare di conoscere l'indice glicemico di diversi alimenti. So, ad esempio fanno anche la pasta a basso indice glicemico proprio perché non è un carboidrato lavorato, è un carboidrato semplice e l'alza di più nel breve periodo. Diventa importante conoscerli anche per evitare gli eventuali picchi che si ottengono da un'elevata glicemia. I picchi elevati è quello è meglio avere, è meglio meno. A me aveva detto però alza le mani, il mio ex diabetologo, però ti ripeto, me l'aveva detto lui, io alzo le mani. Non prendere questa cosa come oro colato, e che è meglio avere sempre 200 che non avere 100, 300, 100, 300, ok? Quindi bisogna evitare i picchi, questo perché a lungo andare possono causare disfunzioni del nostro organismo e causare una ridotta efficienza. Nel caso tu volessi saperne di più su indice glicemico, sugli alimenti, queste cose ti consiglio comunque di visitare uno specialista. Io sono ancora uno studente, non posso darti consigli specifici su di te, anche perché non ti conosco, non so cosa mangi, non so quale sia la tua dieta. Quindi ti consiglio di andare o da un dietista o da un nutrizionista, se vuoi anche dietologo, ma mi pare eccessivo. La differenza comunque tra dietologo e nutrizionista e dietista sono che il nutrizionista ha studiato biologia 3 anni e poi ha fatto una specializzazione di 2, quindi è una laurea magistrale, mentre il dietologo ha studiato 6 anni in medicina e poi ha fatto una specializzazione di 5 anni per fare diabetologo e il diabetologo, a differenza del nutrizionista, può prescrivere farmaci. Quindi siamo arrivati alla diastasonia, abbiamo definito l'indice glicemico come la velocità con cui sale la glicemia in seguito all'assunzione di un determinato alimento che contiene 50 grammi di carboidrati. Abbiamo visto come questo poi influisca sul diabete, cioè da picchi più alti o picchi più continuati nel tempo. È fondamentale questo conoscere poi per se si fa attività fisica, se si sta in casa, se si deve studiare, se si va a lavorare, se si è seduto su una sedia come sono io la maggior parte del tempo. Dipende. Se vuoi poi modificare la tua alimentazione in base anche a seguire quello che è l'andamento glicemico e l'indice glicemico, ti consiglio di farti visitare da uno specialista che sicuramente ne sa più di me, che io sono ancora uno studente, quindi puoi andare da un nutrizionista, da un dietista o da un dietologo. Ti ricordo che sul canale puoi trovare una serie di altri contenuti riguardo diabete, sport e università. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti e commenta e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!